Domani e dopodomani saranno due giornate interamente dedicate all'approfondimento e all'aggiornamento di colleghi allenatori. Ci saranno relatori che si cimenteranno sia in allenamenti da campo e poi gli allenamenti proposti in campo verranno riprodotti in aula con gli stagisti. Oltre alla presenza di allenatori importanti, uno fra tutti Pecchia, che attualmente è il vice, ha seguito Benitez al Real Madrid, quindi è il vice allenatore del Real Madrid, che sarà con noi sabato, ci sono anche altre figure professionali. Dopodiché la domenica invece ci sarà un approfondimento per i preparatori e allenatori dei portieri, con relatori di eccezione. Lo stesso ci sarà Valerio Visconti del Livorno, Gigi Genovese della Salernitana e Lello Senatore del Vicenza. Quindi onestamente tre giorni importanti, siamo pronti, carichi, e la risposta che abbiamo avuto è molto 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 gratificante. Ma l'idea è frutto ovviamente della missione di Alleniamo Insieme, del mio sito che fa servizio e consulenza per il calcio. L'idea e la nascita del sito è quella di dare una possibilità a colleghi che militano in categorie, anche in categorie più basse, di poter usufruire di collaboratori professionisti nelle varie tematiche del calcio, quindi sia sotto la sfera tecnico-tattica, sia sotto la sfera psicologica, sia sotto l'aspetto fisico. Quindi da questo punto di vista lo stage non è altro che la giusta base di partenza per far conoscere il progetto, per far conoscere Alleniamo Insieme e per dare la possibilità a colleghi delle varie categorie di approfondire, di mettersi a confrontare con allenatori delle massime serie. Una curiosità finale, invece facciamo un po' di calciomercato, visto che è periodo. L'anno prossimo Mister Longo quale squadra allenerà? Ma per adesso è ancora presto, le dinamiche di questo mercato sono abbastanza intrecciate, forse alcune panchine, se non si collocano bene alcune panchine ci sarà ancora difficoltà, e credo che il calciomercato sarà un po' più lungo del solito. Come dico da oramai da 15 anni, l'importante è trovare una squadra che abbia sinergia e unità di intenti progettuali, anche se questo è un termine abbastanza in uso. Il progetto poi nel calcio spesso durano poche settimane quando non arrivano i risultati. Mi auguro soltanto di poter mettere a disposizione le conoscenze ad una squadra, un'entità che abbia voglia di avvalersi delle mie prestazioni. Per adesso tutto concentrato su questi tre giorni, dopodiché ci prenderemo un periodo di ferie e speriamo, come l'anno scorso, che durante il periodo di ferie ci sia una buona chiamata.